Dopo 5 vittorie consecutive, di cui 4 fuori casa, si ferma la corsa della formazione di Turchi proprio tra le mura amiche. Malgrado il forcing dei primi minuti del San Venanzo, al decimo si presenta subito il Montefranco dalle parti di Taddei con la girata di testa troppo centrale di Falchi su cross di Morriciani, ma l'estremo difensore sanvenanzese smorza il pericolo. Subisce il San Venanzo la pressione degli ospiti, ma alla prima occasione i padroni di casa timbrano il cartellino. Nasce tutto dalla ditta 3C, Cavalletti, Cascianelli, Cacciamano. Con quest'ultimo servito in area dal numero 11 biancoazzurro, trova il modo di girarsi e indovinare il diagonale chirurgico che non lascia scampo a Giampieri. Gli ospiti molto aggressivi nella prima frazione di gioco, che lasciano pochi spazi alla formazione di Turchi, che comunque ha dalla sua la qualità dei singoli, che alla prima occasione hanno le capacità di far male negli ultimi 20 metri. Primo tempo che termina così sull'1-0 per il San Venanzo. La ripresa si apre al minuto 6 con una buona occasione per il San Venanzo. Il solito Cascianelli dalla sinistra la mette in mezzo bassa, dove la corrente Liurni colpisce male la sfera, sciupando così da buona posizione. Al 16esimo ancora il San Venanzo vicino al raddoppio. Prima Cacciamano da due passi si fa ribattere il tiro da Giampieri. Sulla respinta del portiere è Cascianelli a tirare a porta sguarnita, ma ci mette due pezzi, è il caso di dire Morriciani, che salva con i piedi sulla linea di porta. Al 20esimo debutta nel San Venanzo con il numero 16 il centrocampista Danny Grillo, arrivato alla corte di Turchi in settimana al posto di Liurni. Ma al 41esimo il Montefranco, dopo una mischia in aria e su una corta respinta corta di Arcioni, barbaccia con un sinistro velenoso fa secco Taddei per l'1-1. Non bastano così 4 minuti di recupero al San Venanzo per ribaltare il risultato, a dimostrazione che nel calcio, se le partite non si chiudono, l'1-0 è sempre un risultato in bilico. Ma sì, diciamo primo tempo in sofferenza, dove vincevamo, anche se avevamo sofferto. Il secondo tempo sinceramente eravamo in pieno controllo della partita, non siamo stati bravi a fare il secondo gol e purtroppo la possibilità che qualcosa possa uscire fuori ci sta sempre, quando il risultato è sempre così sull'1-0. Sì, i ragazzi sono stati bravi, hanno giocato la partita che gli avevo chiesto. Noi veniamo da un periodo difficile in cui avevamo perso e anche giocato delle prestazioni negative. E venire a giocare qui contro la prima della classe non era facile, però io ho detto giochiamola, perché tanto non avevamo nulla da perdere.